l'ESA al fianco del Vaticano. L'Agenzia Spaziale Europea è impegnata dal 2010 nella digitalizzazione dei manoscritti della Biblioteca Vaticana utilizzando il formato FITS, Flexible Image Transport System, il sistema flessibile di trasporto dell'immagine sviluppato dalla NASA negli anni 70. Lunedì una delegazione dell'ESA guidata dal direttore Josef Aschbacher è stata ricevuta in Vaticano dal prefetto della Biblioteca Apostolica Monsignor Don Cesare Pasini e da Monsignor Jean-Louis Brugge, archivista e bibliotecario, per fare il punto sull'avanzamento dei lavori. L'interesse comune, come sottolineato dal prefetto Pasini, è la conservazione. È una collaborazione che noi abbiamo genericamente con molte istituzioni tecniche che danno competenze a cui noi diamo le nostre. E in questo caso è, come si è detto nell'incontro, per la conservazione ed è importante mettere insieme conoscenze, competenze e interesse di conservare. Ora, visto che noi dobbiamo conservare le immagini dei manoscritti, ESA deve conservare le immagini del mondo, però il punto comune è conserviamo e conserviamo bene, conserviamo senza dover ripetere le riprese o perdere le riprese se sono quelle fatte dai satelliti sulla Terra e senza che noi dobbiamo ripetere fra 5 anni delle digitalizzazioni che richiedono anche un grosso lavoro e anche uno stress per i manoscritti. Saranno 82.000 i manoscritti da digitalizzare, volumi da 500 pagine di media. La copia digitale di una singola pagina è stimata sui 150 megabyte. La stima è che una volta finito il lavoro si avranno più di 45 petabyte, milioni di miliardi di byte in memoria. L'ESA ogni giorno gestisce 14 terabyte di dati inviati dai satelliti, come ha spiegato il direttore dei programmi di osservazione della Terra, Josef Aschbacher. Su questo progetto lavoriamo insieme con la Libreria Vaticana già da tanti anni, infatti da 2010, e abbiamo un progetto che dalla parte nostra, dello spazio, siamo interessati, abbiamo il bisogno di gestire grandi volumi di dati, perché i nostri satelliti creano i più grandi volumi dei dati del mondo. Ogni giorno creiamo 14 terabyte di dati da questi sentinelle. E il Vaticano ha grandissimi volumi di dati, però della storia, quelle scritture vecchie che esistono già da 1000 anche 2000 anni e che esistono qui, se non è un posto unico dove c'è questi tesori veramente che abbiamo alla disposizione. La Biblioteca Vaticana fu fondata il 15 giugno del 1475 da Papa Sisto IV, che raccolse i manoscritti, i codici, i fondi, le raccolte del Papa e dei suoi predecessori, 2500 opere distribuite in 4 sale, la Biblioteca Latina e Greca, dove sono conservati i testi in latino e in greco, la Biblioteca Secreta, per quelli esclusi dalla consultazione e dal prestito esterno, e la Biblioteca Pontificia, che fungeva da archivio. Durante il 500° anniversario dalla sua fondazione, Papa Paolo VI, nel suo discorso celebrativo, ricordò la finalità della biblioteca, che veniva dotata di un abbondante e prezioso, inestimabile patrimonio librario, per metterlo a disposizione degli studiosi nelle diverse fasi della consultazione, della lettura, del riscontro e della sintesi conclusiva. Proprio per far fede a quella finalità, rimasta immutata nei secoli, si è deciso di digitalizzare tutti i manoscritti, in modo che possano proseguire il loro cammino e continuare ad essere letti e conosciuti da milioni di studiosi di tutto il mondo. La digitalizzazione FITS contribuisce a preservare i manoscritti, ma anche a renderli più accessibili grazie alla tecnologia ESA, che permette alle vecchie pagine di non essere distorte quando vengono schiacciate sotto la lastra di vetro per essere scansionate. Noi abbiamo scelto di digitalizzare i manoscritti, siccome sono 80.000 e ne vengono fuori un 45 petabyte, milioni di miliardi di byte, e siccome ora in 5-7 anni abbiamo fatto il 15%, per ora abbiamo il progetto dei manoscritti, anche perché i libri a stampa che possediamo, parlo genericamente, staranno in qualche altra biblioteca e i progetti nazionali li raggiungono tramite le loro vie, mentre il manoscritto, qualsiasi manoscritto degli 80.000 è unico, quindi ho bisogno che il manoscritto sia preservato e anche sia dato in consultazione, perché lo preservo fissando la foto ad altissima definizione oggi,
ci fosse un degrado, io ho il dato perfetto oggi. E in secondo luogo lo do alla consultazione. Per 5-6 secoli sono andato avanti a dare gratis i manoscritti, ma dovevi venire qui a vederli, per forza. Adesso li do gratis là dove sei, a casa tua. Il tempo è una delle variabili più pericolose, non solo per il deterioramento dei volumi conservati, ma anche per l'eventuale accessibilità futura del formato FITS. Per questo le istruzioni del formato per la lettura sono contenute in una intestazione fissata al di sopra dei dati, per fare in modo che anche fra un secolo, quando il progresso tecnologico avrà reso obsoleti i moderni formati, tutta l'informazione necessaria a decodificare il dato potrà essere trovata dentro il medesimo archivio. La digitalizzazione va avanti, per ora siamo al 15% del lavoro, ma nel frattempo Aschbacher guarda ancora più avanti con una nuova proposta. Il progetto continua e vogliamo anche iniziare nuovi progetti, abbiamo nuove idee come si può combinare meglio le scritture vecchie con i dati nuovi, per esempio la Bibbia è piena di immagini, di storie dove è successo qualcosa. E deve essere interessante anche oggi di vedere questi posti col satellite, come è oggi questo posto che è scritto nella Bibbia, per esempio. Questa è una nuova idea, però dobbiamo ancora iniziare.